tutto parte da un patto di amicizia, di collaborazione strategica tra la città di Torino e la città di Ho Chi Minh, sottoscritto ancora dal sindaco Fassino. Ho Chi Minh e Torino in qualche modo sono due città attive, in forte crescita e con voglia di emergere, e quindi hanno sicuramente molto da spartire. Torino per la sua parte, diciamo, di conoscenza tecnologica, per la sua organizzazione, per il fatto di essere stata capitale, quindi ha sicuramente elementi da poter fornire a una città come Ho Chi Minh City, che è la vecchia Saigon, quindi una città la città del Vietnam che è, vorrei userei dire, più occidentalizzata da un certo punto di vista, ma è anche la più efficiente, il cuore commerciale e il cuore finanziario. Noi ci auguriamo che Ho Chi Minh City trovi in Torino un partner, perché questo vorrebbe dire per Torino poter intrattenere rapporti anche di carattere economico-commerciale, che non è mai male. In questo momento c'è già il Politecnico, l'Università di Torino, che con la Vietnam hanno dei rapporti, che quindi ci sono interscambi anche a livello di studenti, quindi, e spero che questo aumenti sempre di più. Il tema di oggi, o gli argomenti di oggi, che richiederebbero una settimana di discussione, quindi non abbiamo assolutamente l'ambizione di volerli completare, però sono stati richiesti dalla delegazione del Vietnamita, che è arrivata in Italia con esponenti del settore della giustizia, quindi vorrebbero capire un po' da un punto di vista strutturale e organizzativo come siamo organizzati noi da un punto di vista della giustizia, dal punto di vista delle normative sulla sicurezza, sulla polizia anche della città. Loro sono una metropoli di 9 milioni di abitanti, quindi hanno problemi molto più grossi di quelli di Torino, però chiaramente sicuramente sapremo dargli delle indicazioni valide. Altro argomento, sempre nell'organizzazione amministrativa della struttura comunale, infatti abbiamo inserito il problema dell'informatizzazione, dell'agenda digitale, e quindi anche qui sentiremo qualche loro domanda, qualche loro esigenza. Non ultimo, il problema della gioventù, dei giovani e delle adozioni, perché l'Italia è un paese che ha molti ragazzi vietnamiti adottati, e quindi capire anche in che modo le nostre strutture sono in grado di promuovere e sostenere l'adozione di questi ragazzi e di questi bambini. Quindi i temi sono principalmente questi. E poi non ultimo l'organizzazione delle professioni, le libere professioni che sono più vicine al settore giustizia, i notai e gli avvocati, e quindi avremo gli esponenti anche dei notai e degli avvocati, e qui siamo presenti anche come professioni la Confederazione delle Associazioni di Categoria dei Liberi Professionisti, di cui fra l'altro io sono anche presidente regionale, quindi per questo che ho sponsorizzato anche questo incontro, e cercheremo anche di instaurare dei rapporti in modo da essere in grado di fornire un valido aiuto anche eventualmente sulla formazione dei professionisti vietnamiti da parte di quelli italiani.